dire. No, stavo per dire chi entra, perché in genere invece Fusca è già qui. Vorrei farvi vedere il nostro bosco reale. Questa è l'immagine di oggi del bosco intorno a casa, dove c'è la telecamera, lo ricordo. Guardate com'è cambiato nel giro di 20 giorni, è diventato un bosco. Me lo faceva notare oggi Lorenzo, perché io lo vedo sempre, invece... Ciao, Angelo. Allora, Fede, oggi che cosa ci fai? Oggi castagne, ci sono anche funghi, quindi facciamo un bel pollo alla cacciatora con funghi fritti. Oh, anche questo da bella ricetta toscana, sì, no? Sì, bella. Sì, 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 sì. Esatto. Allora, da che cosa cominciamo? Allora, iniziamo con gli ingredienti, Anto. Intanto si utilizza il pollo, sedano, carota, cipolla, aglio e rosmarino. Mm-hmm. Ovviamente gli odori in Toscana non mancano mai. Passata di pomodoro, nella parte estiva si possono utilizzare anche pomodori freschi, come ben sai. Oliva taggiasca, vino rosso, acqua. E per quanto riguarda invece il fungo fritto, io faccio una pastellina utilizzando la farina di riso e l'acqua gassata, poi farina di mais pangrattato e ovviamente il fungo. Ok, iniziamo, partiamo subito? Sì, allora, iniziamo subito. Mi sembra una ricetta, Evelina, molto bilanciata, a parte magari il fungo fritto, che uno può farlo magari al forno. Io il fungo lo metterei nel sughetto, così, naturale. Cioè, lo metterebbe nel sughetto, però lo diamo come alternativa. Chi non vuole friggere può metterlo nel sughetto in aggiunta al pollo, succede niente. Io lo metto fritto anche perché sono godurioso. Vabbè, ma tutti siamo godurosi, però Evelina è anche la nostra coscienza, pertanto lei ci deve dire attenzione. Va bene così, ma magari gli spettatori un po' più grandi che invece devono stare attenti, no, alle cose, possono... Ecco, no? Perché io quando faccio le ricette a casa mi fischia gli orecchi. Perché? Evelina che mi pensa. Evelina pensa a tutti, guarda, quando ti fischiano le orecchie è per quello. Allora, sì. dimmi. No, volevo, Lorenzo, pollo alla cacciatora, tipico di Toscano, ma un tipico po'... Tipico di tutta l'Italia, ormai, è una ricetta... più centro italiana, perché nel centro Italia forse, e anche la pianura padana, c'è stata per prima la cultura degli animali da cortile, perché è un piatto che nasce prima della grande distribuzione del pollo degli anni 50, della produzione intensiva, dagli animali di cortile. È quindi giusto. Guarda anche il colore di quel pollo lì. Infatti, più è giallo, mi raccomando. Tante volte noi vediamo la carne del pollo quando è un po' giallognola e pensiamo che sia andata male, esattamente il contrario. Perché il pollo libero e felice, quello che ha corso tanto, ha proprio questo colore. E ha un'età. E ha un'età. Non ha 42 giorni come molti polli. Ha 42 anni. No, vabbè. No, ha anche più ferro. È anche più ferro, anche più nutrienti. La cosa che poi tante persone magari non sanno, che mi viene detta anche a me, Fede, ma il pollo si stacca male dall'osso. È proprio lì il bello. Cioè, quando la carne si stacca difficilmente dall'osso, è un pollo buono. Oh, vedi, così abbiamo dato anche un po' di... Io dico sempre, bisogna anche spiegare... No, noi siamo qui a fare delle cose goduriose perché ci piace mangiare, però dobbiamo sapere un po' di tutto. Certo. Io vorrei salutare la zia Cri, che ieri appunto doveva fare un intervento, quindi la salutiamo tanto, l'aspettiamo appena si rimette. Tutti i giorni ti saluteremo, zia Cri, va bene? Così sentirai la nostra vicinanza. Ci manchi, ha ragione il maestro, ci manchi, zia Cri. Ma scusate, Alfio dov'è? Ha messo torno subito, dov'è Alfio? Non si sa. No, perché la zia Cri non c'è, ma Alfio c'è. Certo. Io stamattina l'ho visto da qualche parte qua, no? Perché offriva il caffè a tutti, la focaccia, vabbè, io l'ho visto. Quindi... Ah sì? Sì, era qua, tu non l'hai visto? No, non ho visto la focaccia, Alfio. No, la focaccia oggi non l'aveva portata, però in genere aveva in mano delle cose, non lo so. A un certo punto è entrato nel mio camerino, non so con che cosa. Allora, ci mettiamo, vedete, soffritto, bell'untino, l'olio si deve sentire, aglio in camicia, rosmarino, sedano, carota e cipolla, e ci mettiamo il pollo, ovviamente tagliato in pezzi, l'ho fatto a 8 pezzi, e ci mettiamo sia la coscia che il petto, insomma tutte le parti, e lo facciamo cuocere per circa 6-7 minuti su tutti i lati, in modo che venga, ora questo mi sa che non entra, ce lo facciamo perché deve essere stretto, ma tutto non ci sta, non si mette, abbiamo dato l'idea. Certo. Lo facciamo, lo saliamo e lo pepiamo per bene. Ok. In questo modo qua. Ok. Sale e pepe, i profumi si devono sempre sentire, anche il rosmarino. Lo sai perché si chiama la cacciatora? Perché si chiama la cacciatora? Si chiama la cacciatora perché i cacciatori una volta, diciamo che cucinavano un po' tutto con l'aglio, il rosmarino e questi profumi. Quindi, diciamo, è rimasto un po' nelle leggende un po' toscane questo tipo di parola qua, alla cacciatora. E quindi questo è. Allora, lo facciamo cuocere un pochino così,
Io ovviamente velocizzo i tempi perché sì, non ce l'abbiamo. Sì, però noi dobbiamo, è importante far vedere i passaggi. Certo. Poi dopo che chiaramente questo pollo ci vorrà quanto ci vuole, un'oretta. Ci vuole una mezz'ora, 40 minuti, poi dipende anche da come lo tagliate. Quindi se lo fate in 8 pezzi ci vuole sempre Se noi fossimo di... registrati improvvisamente, questi minuti sono passati. Certo. Con un breve montaggio tra che invece noi siccome siamo in diretta ne abbiamo uno da farvi vedere e uno certo. già pronto, chiaro. Comunque no? noi l'abbiamo ormai salato e pepato anche in questo modo qua. Adesso ci mettiamo il vino, sì. facciamo finta che sia bello rosolato tutto, quindi noi lo sfumiamo. Un bel vino rosso toscano. Un bel vino rosso corposo, lo facciamo andare, facciamo evaporare la parte alcolica. Assolutamente. Dopodiché, quando il vino sarà asciugato, cosa facciamo noi? Andiamo a mettere le olive. Io ho usato delle olive taggiasche già con olio d'oliva, tanto per non farci mancare l'olio, Evelina, noi mettiamo tutto dentro. Anche un po' d'olio. Le olive fanno bene, dai. Con le nostre olive taggiasche, che sono buone, poi sono... Vabbè, era un piatto un po' clickbait per Evelina questo, sì, secondo no, me. Cioè? Cioè, la illudeva che fosse una cosa... Invece poi è... Comunque un bel secondo. Un bel secondo, dai. Ci mettiamo le olive. Poi le olive... E la passata, e di, la pomodoro. Passata di pomodoro, perché il pollo, l'accacciatore è rosso. Poi ci sono anche tantissime declinazioni altro di col vino bianco. Col vino bianco c'è chi lo fa in bianco, c'è chi addirittura ci mette il fungo dentro. Come avrebbe come fatto Evelina. Fatto io, cioè Evelina giustamente dice se non volete friggere il fungo si può a un certo punto poi tirare fuori stufarlo, il pollo, mettere dentro. Esatto. Certo. Esatto, così prende il sapore. Questo coperto? Questo va coperto e deve e andare... va lasciato cuocere per circa una mezz'oretta, 25 mezz'ora, una cosa Intanto del genere. Intanto dedichiamoci ai nostri funghi, sì. no? Sì. Allora, nel frattempo funghi, io impanati, anche questo lo sposto guarda. Un secondo. Sì, mettilo da un'altra lo parte, tanto dietro. Guarda. Ecco, e ora ti faccio vedere anche i funghi. Allora, intanto puliamo la parte perché mi garba lavorare nel pulito. Ti garba pulire tutto. Mi garba pulire tutto. E dedichiamoci ai funghi. Allora, dai. Prendiamo i funghi. Noi li abbiamo già puliti ovviamente per portarci un po' avanti. Come si puliscono i funghi? Con uno straccettino oppure anche messi nell'acqua e tirati su subito. Cioè vuol dire che se voi il fungo lo cuocete, cioè lo lavate e poi lo fate, non c'è nessun tipo di problema. Quindi potete fare anche quella strategia lì. Però io di solito prendo la carta scotch, sì, insomma la carta assorbente, il panno assorbente, e lo bagno, anche un panno tipico, cioè certo. che tengo per i funghi, sì. è umido e pulisco di sì. tutto. Queste però Sacchinica consiglia il panno in microfibra, ti ricordi? Il non è andato a Genio a Persegani. Però c'è da dire una cosa, che col panno in microfibra tante volte se il fungo è talmente sudicio non ti viene via neanche esatto. a pagare. E quindi qual è la cosa migliore? Se noi lo mettiamo, se lo cuciniamo subito ovviamente il fungo, lo possiamo anche sciacquare sotto l'acqua senza problemi, asciugarlo e cuocerlo. Esatto, basta che lo facciamo sì, subito. Sì. Allora il fungo io lo taglio a lamelle così, mi piace che si senta bello grosso. Poi ci mettiamo farina di riso. Io in questo caso utilizzo, Antonella, la farina di riso per quale motivo? Perché almeno anche gli intolleranti al glutine lo possono mangiare. Esattamente, tanto vale sempre la pena di usare la farina sì. di riso. Poi acqua. Acqua gassata, perché almeno ingloba anidride carbonica e viene, esatto. diciamo, le bolle più grosse. E andiamo. Intanto, Anto, se mi puoi alzare sì, l'olio, sì, lo sì, mettiamo aspetta. A... Mettiamola a 6, 7. Come si fa a alzare, scusa? Allora, vediamo se ci si riesce. No, questo. 2 e poi si va qua. Diciamo 6, 7, 8. Vai. Anche sì, no, prima. E andiamo a fare questa pastellina in questo modo qua. Non va. Ok. Okay, una pastellina, quindi farina di riso e acqua gassata. E acqua gassata, poi fredda. Sì, fredda. Poi, come ci fece vedere anche Buzzi settimana scorsa, si può utilizzare anche la birra se vi piace. Quindi facciamo in questo modo qua la pastellina. Però così è più light, Evelina, senza birra. Beh, no, ma tanto evapora, per cui l'alcol non crea problemi. Poi in un'altra ciotola ci andiamo a mettere il pan grattato e la farina di mais. Utilizzo anche questa qui che almeno viene più giallo, più croccante, è più bello. Più giallo, è vero, hai ragione. Bello. Viene più buono. Sì. Viene più buono. Allora, sì, perché ha una consistenza diversa dal pan grattato, la farina di mais, è più croccante già da cruda. Poi se anche il colore, anche l'occhio vuole la sua parte. Beh, dai. Poi se fai la scelta del senza glutine è coerente. È perfetto, no? È coerente. Guarda che belli, Anto, così. Allora, buttiamo dentro naturalmente prima i nostri funghetti sì. nella pastellina poi, e poi li friggiamo. Poi ormai abbiamo scoperto la pentola di ferro, la usiamo a tutto campo. Perfetto. Vero. E li andiamo ad impanare così. Sì, poi rimane bello attaccato, non, sì. vedete, non avete bisogno di troppo uova, farina, così. Farina di riso, acqua gassata fredda sì. e poi mais e pan grattato. Il pan grattato. Okay. Poi si può utilizzare qualsiasi cosa, avete il panko, avete qualsiasi altra cosa, si può utilizzare.
Okay. È un po' che non usiamo il panko, in effetti. Il panko, che tra l'altro il panko lo si può fare anche all'italiana facendo la mollica del pane, facendole essiccare si fa anche il panko. Okay. Vuoi che intanto ti frigga? Sì, provo. Si può friggere, sì. Tanto vado, perché vediamo. Alcuni sono... Vedi? È perfetto. È a 9, perfetto. Intanto 9, metto anche questo. Ecco, tra un po' quelli già fatti. Quanti sì. ne dobbiamo mettere? Perché ma anche lì la frittura non troppo, facciamoli no? abbondanti. L'importante è che l'olio sia bello caldo. Ecco, però dopo non deve abbassarsi troppo, no? no? Così però va bene. Vedo che... Però la pentola di questo ferro materiale... si può metterne esatto. un po' di più. Ecco, sì, va bene, sì. le lasciamo qua. Perché disperde meno il calore. Il ferro mm-hmm. e la ghisa sono leghe che mantengono il calore a lungo e quindi aspetta, non che no, non devo appoggiarla qua, sennò mi si spegne parte tutto. Ok. No, 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 tranquilla. Perché hai fatto tu? Perché ci abbiamo appoggiato un'altra teglia. Ah, mamma mia, se appoggi un'altra teglia questa parla. È particolare. Questo parla, ti dice oh. Oh, Anto. Poi, prendiamo. Senti che canzone, Anto. Ma tu che canzoni ascolti? Perché tu sei uno a me garba Maneskin. Io tua madre l'ho detto. Mi sono dichiarato. Tu ti sei dichiarato. Sì. Beh, grande questa Damiano, è una ragazzi. Grande canzone perché era una canzone dei nostri tempi, dei miei tempi, rifatta benissimo, benissimo perché è più bella la loro dell'originale. Eccolo quanto, il pollo l'abbiamo già preparato ovviamente. Guarda, prima, quindi 40 minuti da quando, 40 minuti, questo invece si è già bello addensato. Aspetta che facciamo così. Sì, ok. E appena pronti andiamo. Tiriamo fuori sì. La nostro fritto. Guarda. Allora, io utilizzo una bella pinza, almeno non sporchiamo niente. E andiamo a mettere questo così. Va. Tanto il fungo non deve mica cuocere dentro. No, no, deve essere bello croccante. No, ci siamo già. Sì, sì, perfetto. Ok, vado. Quindi, ma anche voi cucinate spesso con la musica? Francesca, tu solo. Sempre? Sempre. E tu cosa ascolti, French? Ma invece? Un po' di tutto. Un po', sì, mi piace un po' di tutto, che cose sempre un po' vivaci. Lorenzo, tu? Io ascolto power metal anni 90 oppure lezioni di cinese in podcast. Perché vuoi imparare il cinese? Ho dei gusti un po' particolari, diciamo. Devo dire di sì. Ma non mi stupisco, chissà come mai. No. Io vado con altri funghetti perché non sia mai che li lasciamo qua senza friggere. Non si vuole? No, non si può. Poi bisogna mangiare, ragazzi. Tra l'altro, questi sono già anche fritti, una parte ne abbiamo già anche fritti, perché sennò... Ovviamente questo qui va salato. Beh, ma che meraviglia sto pollo. Vedete, questa qui è un'idea di pollo, no? Fatto alla cacciatora con basilare, nel senso che lo conosciamo già. Senti, però io vorrei esagerare. Vai, dai, butta su. Sì, butta bello, sugo. Che poi ci si fa la scarpetta. Poi ci si fa la scarpetta. Mannaggia. Che spettacolo davvero. Allora, me lo metto qui, Fabri, così per fare il beauty del piatto, come diciamo noi, cioè il primo piano del piatto, che è il vero protagonista della ricetta. Pollo la cacciatora con funghi fritti. Vai, Federico Fusca. Yeah.